Buonasera. Allora, questa sera seconda review per il negozio Perline scusate, Fantasy di Manuela Vio, quindi fantasymv.it, perché ho deciso di prendere il kit dei pignata, non si capisce bene come si pronunci. Quindi ho preso il kit di 9 colori di Alcolink più un bianco di riserva e altri due colori che sono il Tial e adesso qui ho mischiato perché come potete vedere i tappini sono già sporchi di colore perché oggi non ho resistito e insieme alla mia fanciulla abbiamo voluto fare i nostri primi esperimenti con resina e Alcolink, cercando di fare la famosa tecnica Petri dish. Non sappiamo ancora cosa ne sia venuto fuori, perché lo vedremo insieme in questo video. Quindi review più scopriamo le creazioni in resina. Allora, oltre ai pigmenti cioè ai coloranti a base d'alcol, ce la possiamo fare, ragazzi. Ho deciso di prendere altri due kit dei pigmenti della Emerson perché sono fantastici. Questo è il kit Fondo d'Omar e questo è il kit Chocolate, quindi in tutte le sfumature di marrone scuro, bronzo, oro antico, oro chiaro, quindi colori che io adoro e che userò tantissimo per le mie creazioni autunnali. Questi, siccome io l'azzurro lo vedo anche molto bene come colore freddo, farò ancora qualche creazione estiva, ma ormai se tutto va bene l'estate dovrebbe mollare un po' i suoi poteri e andare incontro all'autunno e quindi li utilizzerò sia per fare ancora qualche creazione a tema estivo che per fare poi già qualche creazione con colori freddi. Quindi, detto ciò, scusate, vi mostro anche gli omaggini che mi ha mandato Manuela, che ci sono le roselline in resina, un ciondolino con una conchiglia e i ciondolini con le perline, quelle con tutti i glitterini sbrilluccicosi, quindi grazie Manu anche per questo omaggino. Ma procediamo, spostiamo tutto e andiamoci a fare questa, spero non figuraccia, in diretta. Allora, questi sono gli esperimenti che abbiamo fatto oggi io e la mia fanciulla. Io ho controllato solo che fossero asciutti e adesso andiamo a vedere cosa abbiamo combinato. Non guardate questi che sono trasparenti perché non sapevo più dove mettermi la resina perché avevo iniziato a fare un altro lavoro di riparazione della macchinetta del caffè perché mi si era spaccato il manico del braccetto per fare il caffè. Volevo riempirlo con la resina, ma abbiamo fatto un paciocco perché prima non ci siamo accorti che al sotto c'era una fessura, quindi ha cominciato a scapparmi resina dappertutto. E io, onde evitare di buttare via 30 grammi di resina, ho iniziato a riempire a casaccio gli stampi con resina trasparente, ma in qualche modo li abbelliremo anche quelli. Quindi cominciamo con i nostri primi tentativi di Petri dish, quindi vi dico: non ho mai lavorato con resina e Alcolink. Se fanno schifo, portate pazienza. Se sono belli, vuol No, dire che ho avuto un grandissimo culo. culo. Detto come va detto, speriamo non mi censurino il video per questa parolaccia. Allora, partiamo da qui: colori molto potenti. Allora, ne tiro fuori uno e ne tiro fuori due. Siamo pronti? Voilà! E direi che il Petri dish è venuto. Guardate qua. Sembra che ci siano tanti piccoli esserini all'interno, soprattutto se lo guardate di lato, si vede
in profondità l'effetto del Petri Dish e quindi posso dire che ho avuto un grandissimo fondoschiena. Ok, e della prima coppia sono soddisfatta. Colori un po' sparati, potenti, ma va bene. Vediamo questo dove ho messo nero, oro e ovviamente il bianco. Ta-da! Anche questo si vede un pochino di meno perché qui è rimasto un pochettino a macchie, però anche qui se guardiamo il bordo, se la videocamera ce la fa a mettere a fuoco, si rifiuta anche la videocamera, perfetto. Si vede comunque che l'effetto c'è. Molto carine anche queste. Anche in questo si vede. E quindi contenta anche di questa. Ora, questo qui, ragazzi, non garantisco perché ho fatto un 48. Pronti? 1, 2, 3. Oh, peccato queste macchie qui davanti. Però nei pezzi dove è rimasto trasparente si vede comunque che l'effetto c'è. Però anche con queste macchiolette qua davanti sinceramente non mi dispiacciono. Si può fare di meglio, ma guardate qui dentro, sembra che c'è un fondale marino di alghe alte mezzo metro. Guardate. Cioè, è spettacolare questo effetto, fa delle robe mostruose. Poi questi li voglio lasciare per ultimi perché sono quelli che mi ci sono impegnata di più, quindi poi magari sono venuti fuori una schifezza e quindi Ma no. lasciamoli per ultimi. Andiamo a scoprire i cuoriciotti. Allora, vediamo. Voilà! E questo, ragazzi, tanta roba. Vediamo se riesco a farlo mettere a fuoco. Guardate qua. Quindi direi che l'effetto Petri Dish è venuto. Ed ha degli effetti veramente particolarissimi. Nonostante io abbia messo le stesse gocce di colore negli stessi punti, non sono per niente venuti uguali come dovrebbe essere, quindi contentissima. Poi. Adesso andiamo a ravanare anche un po' di qua, perché alcuni li ho fatti io, alcuni li ha fatti la mia No. pupa. Allora, questi quadrotti li ha fatti la mia pupa. E andiamo. Sangue. Taratara. Wow! Peccato per queste gocce bianche che sono rimaste lì in mezzo, perché come Petri Dish era venuto una favola. Bello, 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 bello. Mezzi trasparenti, ambrati, con tutti i loro cosini all'interno. Metti a fuoco. Bello. Sì. Poi, queste abbiamo il dubbio che siano venute così così, perché però non si sa mai nella vita. Oh, maremma! Sono venuti fantastici questi due. Sono una cosa spettacolare, cioè ragazzi, un fondale marino di alghe rosa, guardate qua. Sono bellissimi. Complimenti, fanciulla! Complimenti, fanciulla! Li amo. Poi. Altri della mia fanciulla, questi tondi. 3, 2, 1. Oh, adorabili! Sono fantastici. Con questa macchietta gialla qua che... No, no, vabbè. Ragazze,
Sono super mega iper soddisfatta del nostro primo tentativo di Petri Dish. So che c'è gente che fa cose fighissime, non so come gli vengano, ma noi siamo soddisfatte così. Ci accontentiamo di poco. Anche queste gocce sono della mia fanciulla. 3, 2, 1. Oddio, che figata. Io pensavo venisse Mamma malissimo. mia, ragazze! È spettacolare. È veramente wow, bello, 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 bello. Sono venuti uno più particolare dell'altro, quindi contentissime entrambe. Ultima coppia della mia bimba, questi cuoriciotti, Secondo me fanno cagare. che secondo la mia fanciulla dice fanno pena, ma siccome lo diceva anche delle altre quattro coppie che ho tolto fino adesso, quindi ho buone speranze. 3, 2, 1. Oh mio Dio! Cioè, guardate qua. E per fortuna che dovevano fare schifo. Cioè, non lo so. È qualcosa di impensabile. Impensabile, sono venuti fantastici. Che poi ho notato una cosa, negli Alcolink loro ha una consistenza più spessa rispetto agli altri colori. Quindi noi pensavamo che sinceramente non andasse ad espandersi o comunque non permettesse al bianco di creare il suo effetto. E invece, ragazzi, guardate qua. Cioè, mamma mia. Scusate il Mamma rumore della moto, ma fa caldo, le finestre aperte qua sotto, ci sono i ragazzini che vanno avanti e indietro. Questo è un esperimento mio che penso che farà veramente pena mia. questo, No, l'ho perché, visto, è fighissima. boh, 3, 2, 1. Gliel'ho detto che veniva bene. Mamma Ma guarda mia! quella strisciolina. Guardate qua, sembra che c'è una qualche creatura all'interno, una lumaca di mare, un qualcosa. Guardate. Io li amo. Non so voi, spero che commentiate, che mi dite la vostra opinione, ma io per essere la prima volta che facciamo la tecnica Petri Dish, cioè, posso essere veramente soddisfatta. Ora vediamo questi, che anche qui siamo andate un po' a casaccio con i colori, abbiamo continuato ad aggiungere 3, 2, 1. Qui. Ma secondo me è rosa che... Sì, devo dire che questo rosa è un po' un pugno in un occhio. Questi non mi piacciono tantissimo perché i colori non si Non sono piace. spalmati come dovevano spalmarsi, sono rimasti un po' mappazzo. Vabbè, ma su tutto quello che abbiamo fatto, due che venuti così così ci può stare. Ora. Io in questi ho le mie speranze più vivide. Io, che sono quelli che fanno più cagare, si Spero di sfota. no, non dire parolacce tu che siamo in video. Ok. 3, 2, 1. E infatti non sono venuti granché. Non si è spalmato bene. Oddio, sono utilizzabili, perché comunque come colore non mi dispiacciono farci un bel ciondolino. Però il bianco è rimasto un po' nì. E poi loro si vede poco. Sì, loro vabbè che ne avevo messe due goccine, però vabbè, sono comunque carini. Questi sono gli unici forse che mi sono venuti quasi uguali, tra l'altro, perché le sfumature sono più o meno rimaste nello stesso posto. E quindi vabbè, noi contente, contente, contente. Questi sono i nostri disastrini in Petri Dish. Devo dire che quelli di mia figlia sono venuti più fighi dei miei. No. Cioè, gli unici che mi sono venuti bene sono questi miei, il resto è roba di mia figlia. Mettiamo a fuoco, tiriamo magari un pelino più indietro che riesco a farvi vedere bene. Eccoci qua. Questi, vabbè, pazienza. Queste sono tutte le nostre fantasticosissime
creazioni in resina con gli alcol ink. Facciamo anche una zoomatina, così le vedete anche un pochettino meglio. Con questo vi saluto, mando ancora un bacione, un bacione grande e un grazie. Stasera non ce la posso fare a parlare, portate pazienza, il caldo mi fa male. Dicevo, un bacione grande e un grazie a Manuela. E mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate la campanellina e magari ditemi nei commenti cosa ne pensate delle mie prime prove tecniche di Petri Dish. Un bacione a tutte e al prossimo video. Ciao ragazze!